L'isolamento dell'affetto è tipico meccanismo di difesa della cosiddetta nevrosi ossessiva. Da dove deriva l'isolamento dell'affetto? Dalla paura di un eccessivo coinvolgimento che alcune persone hanno, per cui l'affetto e quindi anche il contatto, la dipendenza, viene vista come un pericolo per l'individuo. Quindi l'individuo sistematicamente si inibisce non solo di provare affetto, ma anche di esprimerlo, no? Per cui è un sistema di isolamento emotivo-affettivo che, come ho detto prima, è tipico della nevrosi ossessiva. Poi non è vero che gli ossessivi sono anaffettivi, al contrario, molte volte si difendono da un'affettività che esiste, ma che per diverse ragioni, anche ambientali, e familiari sono stati portati a deviare questo tipo di affettività. Molto spesso le persone appunto che usano questo meccanismo di difesa sono persone che sono vissute in famiglie dove non era, diciamo così, vietato provare degli affetti, ma il messaggio implicito era che era vergognoso parlare di sé e dei propri affetti. Allora l'individuo si adatta, si adegua a questa legge, diciamo così, segreta che vigeva nella propria famiglia. Ecco, però è un tentativo di difendersi dal coinvolgimento e dalla dipendenza affettiva con il resto dell'umanità. Ecco, naturalmente tutte le difese, specialmente queste, sono difese che impoveriscono l'individuo, perché le difese da una parte ti proteggono da rischi o da angosce, dall'altra parte però ti limitano perché tu perdi parti delle tue potenzialità, quindi della tua creatività, della tua libertà. Allora le difese poi creano una stabilità che ti può accompagnare tutta la vita, ma comunque il meccanismo di difesa è sempre un meccanismo impoverente. Per questo motivo gli psicanalisti pensano che se le difese vengono elaborate nel corso dell'analisi, l'individuo ritrova una creatività, una pienezza che rischiava di perdere. E queste sono le difese nevrotiche. Poi ci sono le difese psicotiche che hanno un effetto molto più radicalmente pericoloso.